La Commissione Mobilità ed Infrastrutture si è riunita per affrontare il tema dei permessi da concedere per la circolazione all'interno della ZTL, formulando proposte ed esaminando il piano dell'assessorato di Anna Donati, che prevede a breve anche l'apertura in Piazza Dante di un ufficio per il loro rilascio. Nei giorni scorsi, inoltre, è arrivato il via libera per il nuovo piano tariffe per i taxi che il Comune sta approntando per Natale. Nel centro storico si prevedono dunque prezzi fissi, probabilmente 6 ed 8 euro, per raggiungere la ZTL e le zone limitrofe. Ora si attende il completamento dell'iter con la deliberazione di giunta che recepirà le indicazioni scaturite dal confronto fra i tecnici dell'assessorato e di rappresentanti di tassisti e consumatori, ovvero l'istituzione di due fasce di percorsi a tariffa fissa, individuando i punti strategici più frequentati sia dai cittadini sia delle migliaia di turisti in arrivo per le feste. Si è detto di andare avanti e di procedere agli approfondimenti tecnici per arrivare a questa soluzione. Quindi non siamo ancora, diciamo, certi che questo sarà reale, però posso dire che al 99% non siamo lontani dall'accordo con i taxisti. Fatti gli approfondimenti tecnici, soprattutto per definire i perimetri, ma è questo che poi l'utente e la certezza di dove la tariffa sarà questa o non sarà questa, si dovrà provvedere con una delibera della giunta comunale e successivamente una grande campagna di comunicazione ai cittadini e agli utenti, perché che devono sapere che queste nuove tariffe come saranno naturalmente e quando entreranno in vigore. Quindi non siamo lontani dall'accordo, però voglio frenare un attimo, perché soltanto quando c'è la delibera di giunta possiamo dirci certi che questo sarà il prezzo per l'utente.